Ehi, eccoci di nuovo qui. Allora, parliamo sempre di Hayobit. Non mi stancherò mai a parlare di lui. O meglio, lei, visto che è un'azienda. Protected Folder. A cosa ci può servire? È un programmino leggero leggero, 8 MB, che ci consente di proteggere dei files o delle cartelle presenti nel nostro PC. Con questo strumento possiamo proprio nascondere degli elementi dall'Explorer File, oppure renderli inaccessibili, quindi quando ne si apre uno, Windows non ci darà le autorizzazioni. Quest'ultimo aspetto vale anche se l'elemento lo si vuole modificare, cancellare, trasferire. Insomma, un'autentica cassaforte. Una volta installato il programma, al primo avvio vi chiederà di impostare una password di qualsiasi tipo, quindi alfabetica, numerica, alfanumerica, non fa differenza, l'importante è che ci siano almeno 6 caratteri. Inoltre, se eventualmente il nostro cervello in futuro farà capricci, possiamo configurare anche un'aiuta password. In questo caso non mi occorre, al limite potete impostarla successivamente tramite le impostazioni. Prima di vedere tutto quanto, vi metto la licenza. A cosa ci serve? Per poter utilizzare questo programma anche in futuro. Infatti, se notate bene, vengono mostrati i giorni rimanenti di prova prima che l'applicativo diventi, per così dire, inutilizzabile. La chiave non costa molto, 22 sacchi, penso che siano accessibili. Per semplificarci l'interazione, andiamo a cambiare lingua in quella desiderata. Di default è impostato l'inglese, noi mettiamo il nostro italiano. È arrivato il momento saliente del video. Aggiungiamo quello che vogliamo proteggere. Ci sono due modi per immettere il o i contenuti. O si clicca sul pulsante Aggiungi e selezioniamo dal percorso d'albero, oppure apriamo semplicemente l'Explorer File e trasciniamo quello che dobbiamo mettere in sicurezza. Nulla di più difficile o di facile, come si dice? A volte si dice in una maniera, a volte in un'altra. Provo un attimo ad aprire il JPG perché ho importato un'immagine e come noterete l'app ci avvisa che non siamo autorizzati per accedere a questo contenuto. La guida può finire qui. Se vogliamo poi sbloccare il file o la cartella, si clicca qui. Se lo si vuole mantenere in questo stato, si fa blocca e esci. Però prima di terminare, andrei un attimo a vedere le impostazioni. È qui che potete decidere come rendere accessibile o meno il contenuto. Ci sono tre opzioni, tutte e tre attive di default. La prima riguarda il nascondere l'elemento dall'Explora File e dai programmi. La seconda nega l'accesso in lettura, quindi per così dire la visualizzazione. La terza invece in scrittura, quindi devo tagliarlo. In cambia password, quello che vi dicevo prima, ovvero potete impostare l'aiuto. Così, se eventualmente non vi ricordate più la password, il programma vi viene in sostegno. Inoltre, può essere cambiata la password principale. Lista delle esclusioni. Protected Folder già vi imposta le cartelle che possono essere escluse da un'eventuale aggiunta nel programma stesso. Potete comunque cambiare qualche cartella, eliminarla o reimpostare come era in origine. Allora, molto molto utile per proteggere files e cartelle importanti. Magari sono di lavoro, non si vogliono mostrare all'amico che usa la tua stessa sessione. Insomma, un modo semplice e veloce per proteggersi. Anche da sti maledetti hacker che entrano nel sistema. Fatemi sapere cosa ne pensate, se eventualmente lo userete. Noi ci vediamo ad un prossimo video.